un rinnovo, se vogliamo, di quel giuramento che abbiamo fatto, del rispetto dei nostri valori fondanti. La fedeltà, come sapete, il nostro motto è nei secoli fedele. La nostra marcia d'ordinanza si chiama la Fedelissima. Noi ci teniamo particolarmente. Oggi non è altro un modo per ricordare intanto i nostri caduti, infatti è anche coincidente con la giornata dell'orfano oggi, e il ricordo del nostro battaglione che nel 1941 si immolò in Abissinia, pur potendosi arrendere, combatterono fino all'ultimo. E Papa Sommo Pontefice nel 1949 poi volle consacrare l'arma alla Virgo Fidelis proprio per la fedeltà dimostrata dall'arma dei carabinieri in quel fatto d'arme, ma poi nella loro storia. Quindi non è altro oggi che il rinnovo di quel patto che noi abbiamo con il nostro paese. Il messaggio al territorio è di continuare a credere in noi. Noi ce la mettiamo sempre tutta, anche nei piccoli paesi, come sapete benissimo, della Calabria, sono tantissimi i comuni, noi siamo nell'80% dei comuni calabresi, ci teniamo a rimanere, a essere molto vicini alla gente, anche in un momento molto difficile come questo, sotto il profilo economico, se volete, cerchiamo di essere più, razionali, flessibili possibili, per essere ancora più vicini e non fare solamente quella parte che poi è il nostro lavoro, no? Repressiva se volete, ma invece di vicinanza alla popolazione. Ma assolutamente, in Italia e all'estero noi continuiamo a svolgere quella che è la nostra missione ormai da più di 200 anni, il paese ci conosce benissimo, ci conoscono anche all'estero, cambiano alcune norme sicuramente, la nostra società è diventata molto disarticolata, a volte anche litigiosa se volete, però noi rimaniamo fedeli a quei valori e speriamo che la gente, e questo credo che ce lo riconosca, ci senta veramente come vicini alle loro esigenze.